Salve a tutti winners e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft. Come potete vedere non siamo né su Fortnite né su Stumble Guys, perché da grandissima richiesta ho deciso di iniziare una vanilla su Minecraft. Ho visto che altri youtuber l'hanno cominciata e quindi ho deciso: ma perché Steven non può dare anche noi una bella serie di Minecraft? E di conseguenza ho deciso di annunciarvela proprio in questo video. Prima di iniziare però, ragazzi, vi ricordo che più del 95% di voi non è iscritto al canale. Oh ragazzi, dovete iscrivervi subito al canale, madonna mia, ma veramente. Cioè, che senso ha guardare i miei video senza essere iscritti al canale? Raga, a voi non costa niente, però vi posso garantire che per noi youtuber un semplice like o una semplice iscrizione significa veramente tantissimo. E lo credo bene. E quindi ragazzi, andate subito a cliccare quel tasto. Di conseguenza ragazzi, bando alle ciance, ciancio alle bande, vi lascio al video. Sto creando il mondo ragazzi. Stiamo per entrare nella nostra vanilla di Minecraft. Il mondo l'ho chiamato Wincraft, che sarà il nome della nostra serie. E siamo spawnati, diciamo, in una location abbastanza normale, perché chiaramente, come possiamo vedere, non siamo in posti, in biomi strani, ma siamo in una semplice plains. E poi abbiamo anche un botto di animali vicino. Questo qui è un gran punto a favore. Io ragazzi direi di andare subito ad aprire un attimo questa cesta e raccogliamo subito tutto ciò che è contenuto all'interno di esso. Beh, a sto punto ragazzi direi di prendere subito queste torce, che comunque schifo non ci fanno. Con tutti questi animali, raga, che minchia, manco l'arca di Noè. Avremo tipo, credo, cibo almeno illimitato per i primi 2/3 episodi. Quindi raga, a livello di cibo non mi preoccupo affatto. E neanche a livello poi di legno e di materiali, perché come potete vedere là c'è una foresta. E poi qua ci sono anche delle collinette, che comunque magari un villaggetto qua attorno potremmo anche trovarlo. Io direi subito raga di partire dalle basi, ovvero abbiamo un piccone che ho preso dalla cesta dello starter pack. E di conseguenza direi subito di raccogliere un pochino di pietra per fare, diciamo, la fornace e i primi oggetti che potrebbero esserci utili per questo inizio di questa nuova vanilla. E comunque ragazzi, volevo anche dirvi che sarete voi a decretare, diciamo, quello che è lo svolgimento e il proseguimento in questa serie. Ma prima raga direi di ammazzare qualche animale e prenderci un po' di cibo per iniziare. Dopo aver fatto un po' il macellaio, devo dire che abbiamo raccolto un botto di carne e sicuramente non avremo più bisogno di luttare animali per almeno, non so, 4 episodi, come ho già detto prima. Ma ritornando a ciò che avevo detto prima, ovvero che sarete voi a decidere come andrà avanti questa serie, intendevo che nei commenti voi potete scrivere cosa dovrò fare nei prossimi episodi. Io li leggerò tutti questi commenti e farò, diciamo, una to-do list di quello che poi andrò a realizzare nella mia serie. Una sorta di lista con tutti gli obiettivi che dovrò completare. E lo credo bene. In questo primo episodio ho deciso di farmi io stesso una to-do list. E infatti gli obiettivi di oggi sono esattamente questi che state vedendo a schermo in questo momento. Infatti, winners, in questo episodio dovremo almeno trovare il ferro e con esso dovremo farci almeno full iron. Detto ciò ragazzi, è il momento di andare in miniera. Là come vedete sto vedendo, diciamo, un'insenatura nel terreno che spero e credo che vada verso il basso. E intanto direi anche di prendere questo carbone che ho trovato proprio qua all'inizio, perché sicuramente ci servirà per fare le torce. Anche perché raga, sicuramente non sarebbe bello perdersi in caverna. E oh, però cominciano anche le prime ostilità. Vabbè, direi di annientarlo abbastanza, come dire, facilmente. Oh cacchio, ci si è rotta l'ascia. Direi che sia il momento di farci la prima crafting table della serie. E direi anche che sia il momento di farci una bella ascia in pietra. Ancora regà, la spada non la faccio, perché sinceramente l'ascia, soprattutto nei primi livelli di Minecraft e nei primi momenti, è, secondo me rimane sempre più forte. Oh cacchio, una witch. Oh cacchio, una witch. Muori, muori, muori. Io regà, ecco mi ha avvelenato. Ecco mi ha avvelenato, lo sapevo. Allora, io direi di fare un attimo il punto della situazione. Visto che siamo quasi morti come dei pirla, facciamoci un attimo una sorta di base sotterranea e craftiamoci una fornace e mettiamo a cuocere il cibo. Così almeno se ne abbiamo il bisogno perché perdiamo vita, almeno andremo a rigenerare quelli che sono gli HP con meno cibo. Comunque abbiamo bisogno di razionare le nostre risorse. E sapete benissimo che se andiamo a cuocere il cibo di Minecraft, come nella realtà, questo cibo ci dà più energia. E quindi è il momento di divorarcele, madonna mia. Manco lo chef Crack è così bravo a cucinare la carne, ve lo posso assicurare. E lo credo bene. Io vi giuro che qua sento dei mob, però non so se anche voi li stiate sentendo. Ok, se... no, sento uno scheletro. Regà, sento uno scheletro e non abbiamo lo scudo. Ecco, una cosa importantissima che in queste versioni qua non bisogna assolutamente sottovalutare le caverne. E questa qui è una caverna grande. Mannaggia, l'ho appena detto. Prima di andare giù in caverna, direi che dovremmo andare a ritirare il nostro cibo dalla bella fornaciozza. E questo è il momento esatto per farci una sorta di scaletta per scendere. Ciao, bello mio, come stai? Tutto bene? Se quello scheletro... no, 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 regà, no, 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 no
fare. Cosa buona che però, raga, che prima ho visto del ferro là sotto. E quindi in qualche modo dobbiamo trovare il modo di scendere. 2000 years later. Ok, raga, forse ci siamo. Ok, lì c'è il ferro e dobbiamo trovare il modo di prenderlo. Sta buono lì! Sta buono lì! Madonna santa, guarda, se ti prendo ti zaccagno col mio più... Madonna. No, 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 raga, lo dobbiamo killare. Allora, abbiamo le torce. Non abbiamo le torce, ma mi sembra ovvio. Facciamo una cosa, riprendiamoci tutto sto carbone e facciamoci le torce, così almeno possiamo piazzarle qua sotto in caverna e siamo tutti felici e contenti. Ok, allora, ecco mi ha visto. Allora, mi devo un attimo curare, perché sennò questo mi ammazza. Eccolo, lo sapevo lui. E nel mentre altro carbone, ma non è affatto male. Ascia in mano, 3, 2, 1. No, quanti sono? Oddio mio, no, questo non era assolutamente previsto. Guardateli là, questi infami. Guardateli là, sti infami. Puzzano peggio di un cadavere in putrefazione da 15 anni. Però, nel dubbio, ho trovato il ferro. Vabbè, però allora mi vuoi proprio zaccagnare, eh? Vieni qua, madonna, ti riempi di botte. Vieni, madonna mia, muori. In questo momento siamo in una caverna, laddove l'uscita è tipo bloccata da 15.000 mob, con un piccone in pietra e 4 blocchi di ferro. Beh, bene, perfetto direi. Facciamoci un attimo un ponticello, perché sennò qua non ci riusciamo ad arrivare. E facciamo un attimo il punto della situazione. Dobbiamo cucinare questo ferro e farci lo shield, sennò è impossibile ammazzare tutti quelli là. E poi un'altra cosa importantissima che dovremmo assolutamente fare, se vogliamo sopravvivere, sempre se volessimo sopravvivere, sarebbe una bella spada, perché così, anche se fa un pochino meno danni, al secondo dovrebbe farne di più, in teoria. Di conseguenza, raga, facciamoci subito degli stick, assolutamente subito, e andiamo a zaccagnarli come se non ci fosse un domani. Chiaramente devo farmi anche un altro fornace, perché la mia l'ho persa, ce l'ho lasciata sopra. E quindi andiamo a cuocere il ferro che abbiamo trovato. Perfetto, almeno adesso possiamo farci lo shield. 12 seconds later. È il momento di zaccagnarli. Di conseguenza, ecco, cominciano le prime botte. Dov'è la mia spada? Non mi sono fatto la spada, sono un pirla. Muori. A posto, uno eliminato. Ma dai, raga, ma sono despawnati. Ma che palle. Cioè, ma io ero venuto tutto qua orgoglioso, felice, pronto ad ammazzarli tutti. E invece no, niente, vabbè. Ciao Dave, posso riempirti di botte? Sì, muori. Muori. Abbiamo trovato pure il lapislazzuli, anche se adesso ci serve proprio una sega. Cosa buona, però, raga, il lapislazzuli ce l'abbiamo e niente. Lo aggiungiamo alla lista delle cose da fare. Ok, raga, forse ho trovato un modo per ascendere in caverna, però non ne sono proprio sicuro, sinceramente. Qua c'è qualcosa che va giù nelle profondità delle viscere della terra. C'è un percorso tutto frastagliato, pieno di, anch'esso molto claustrofobico come quello di prima. Una sorta di mini canyon, però non so sinceramente dove mi potrà portare. Io nel dubbio lo seguo. Magari un diamantino potremmo anche trovarlo, no? Un diamantino per lo zio Steve. Ma che schifo non farebbe, sinceramente. Porca vacca, ho finito le torce. E vabbè, ce ne dobbiamo craftare altre. Oh, altro ferro! E vieni a me! Madonna mia, regà. Con tutto sto ferro, fra poco diventiamo Bill Gates, davvero. No, vabbè, regà, non ci credo. No, non mi dite che è quello a cui sto pensando. No, vabbè, mi si è rotto il piccone proprio adesso. Ma quanto bisogna essere sfigati. Che bello, regà! No, vabbè, abbiamo trovato pure il geode, regà. Questo dobbiamo assolutamente... questo non era previsto. Questo potevo anche non trovarti. Ero contento comunque. Ah, madonna santa. Stavo dicendo, regà, abbiamo pure trovato il geode. Dai, regà, ma possiamo farci la spygrass, davvero? No, ma nel primo episodio, regà, davvero possiamo farci lì il binocolo, il cannocchiale, come cavolo si chiama? No, regà, dobbiamo assolutamente prendere tutto. Come si crafta il binocolo? Non so come si crafti, aspetta, dobbiamo provare. Allora, abbiamo preso il rame. Sappiamo che abbiamo preso il nostro rame. Di conseguenza, io penso che si dovrebbe cuocere questo rame, no? Nel frattempo direi che sia il momento anche di farci un altro piccone, ma stavolta in ferro. E a questo punto, ragazzi, in teoria con 3 lingotti di rame, una scheggia di ametista, dovremmo fare il binocolo. Che ce l'abbiamo fatta, raga. Veramente, guardate, binocolo nel primo episodio, assurdo. Cioè, noi adesso, raga, guardate, è una cosa bellissima, perché possiamo tipo zoomare e avere uno zoom assurdo, bellissimo. Ah no, però aspettate, raga, non ho ancora finito la to-do list. Dovremmo farci quello che è l'armatura in ferro e non ce l'abbiamo fatta ancora farla. Allora dobbiamo trovare un modo per trovare altro ferro, eh. Sennò il video non può finire. Vediamo un po' a che punto è. 4 di ferro. Beh, raga, come prima cosa, anche in onore a uno youtuber che io adoro alla follia, è in onore di Kendall. Prima cosa da fare nella serie di Minecraft come pezzo di armatura non può essere altro che l'elmetto in ferro. Potete chiamarvi anche Imperatore Steve Wynn in questo momento. No, raga, non ci credo. Winners, abbiamo trovato il diamante. No, vabbè, il primo episodio diamante. No, voglio assolutamente capire quanti sono. 8 diamanti al primo episodio, raga. Ma la to-do list va f***a.
Altro che ferro, siamo degli sceicchi. Ragazzi, detto ciò, con questi 8 diamanti appena trovati, io direi che in realtà questo episodio potrebbe anche finire qua. Perché comunque, come primo episodio, raga, abbiamo fatto un sacco di cose. Cioè, ci siamo fatti il cannocchiale, i diamanti, l'ametista, un botto di carne, un botto di cibo, addirittura pure l'alluminite, uccidendo la strega. E abbiamo trovato pure un geode. Cioè, quindi, raga, a posto. Spero che questo video vi sia piaciuto. E se volete altri video di questo genere, vi ricordo di commentare qua sotto con ciò che volete vedere nei prossimi video di Minecraft. Perché io vi ricordo di una cosa: questa serie andrà avanti grazie a voi, quindi sarete voi a decidere cosa dovrò fare nel prossimo episodio. Di conseguenza, ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti cosa vorreste vedere per i futuri episodi di questa serie. E adesso, winners, riposo.